Mister Battistini, il bello del calcio è che non c'è mai tempo per fermarsi, ma bisogna comunque andare avanti un'altra partita domani. Sì, calcio vero direbbe che almeno una settimana ci vorrebbe fra una partita e l'altra, però quest'anno c'è questo calendario così fitto, così denso di impegni, così poco da C2 ma più da Champions League che ci obbliga a ripartire subito mercoledì, ma lo cercheremo di fare col consueto impegno e consueto piacere. Cavorrano sembrerebbe una gioiosa macchina da guerra e la colpa in parte è la sua, ci ha spiegato. Io non c'entro niente quello che sta facendo. Io ho avuto l'opportunità di un'offerta da parte di Cavorrano quando ancora non sapevo se potevo rimanere se ero confermato a Perugia o meno, ma non è stata sinceramente il momento in cui non c'è stata né trattativa né niente. Ho avuto il piacere di far incontrare apposta Luca Vedrini e Guido Pagliuca, che sono un mio ex direttore sportivo, un mio compagno di corso di seconda categoria, e questo diventa un felice matrimonio e i risultati dicono che stanno facendo molto bene, gli faccio i complimenti. Borghetti non ce la fa, rientra Zanchi, dobbiamo aspettarci gli under tutti in difesa contro il miglior attacco del campionato. Noi ci aspettiamo una squadra pronta a affrontare il Gavorrano. Non esistono giocatori giovani o vecchi, esistono giocatori bravi o meno bravi, quindi su questo è il concetto dove noi abbiamo sempre battuto. Qui giocherà domani, sarà in grado di fare un'ottima partita e poi vediamo. In attacco tutti disponibili, si tratta di mandargli i palloni per giocare. Sì, ma questo penso che è una cosa che ci sono mai mancate, e questo è suffragato dalle immagini televisive, sono le occasioni da gol. Questa squadra ne ha create sempre tantissime, e penso che in quantità industriale dall'inizio della stagione a oggi, speriamo domani di continuare su questo trend. E poi dopo sono convinto che la qualità dei miei giocatori viene fuori sicuramente, e verrà fuori anche quella piccola arrabbiatura che ci avrà dato il pareggio della Vibonese un minuto dopo il nostro vantaggio. L'infermeria piano piano si vuoterà e allora? E allora lavoreremo con più giocatori.